Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Ragazzi, prima di cominciare con il tutorial, vi consiglio di iscrivervi al canale e attivare la campanella se volete supportare il canale. Fate pure. Ragazzi, in questo nuovo tutorial vi spiego come disattivare Windows Defender, Windows Firewall, disattivare proprio tutto l'antivirus sul nostro sistema operativo Windows 11. Molto semplice, una guida di 3-4 minuti. Guardatela fino alla fine per capire meglio come disattivarlo del tutto. Quindi, innanzitutto andiamo un attimo su Windows Defender Firewall. Andiamo un attimo sulle impostazioni avanzate, su opzioni, un attimo su azione, proprietà, stato firewall attivato, mettete disattivato e fate applica. Lo stesso vale anche per il profilo privato, pubblico e basta, tutto qua. Applica. Un altro settaggio da fare per disattivarlo è modifica impostazioni di notifica. Quindi blocca tutte le conversazioni, quindi disattiva Windows Defender Firewall, disattiva Windows Defender Firewall, dice scelta non consigliata, però se volete disattivarlo, disattivatelo. Io l'abilito perché mi serve. Chiudiamo qua. Andiamo anche un attimo sulle impostazioni di questo scudo, sicurezza in breve qua sopra, protezione da virus e minacce. Scendiamo fino a giù, gestisci impostazioni. A me qui dice protezione in tempo reale, disattivato perché stai usando altri provider, quindi significa che sto usando un altro servizio di antivirus. Quindi se voi state usando un altro programma antivirus, ad esempio Avast, Free Antivirus, AVG oppure un altro programma, significa che questo software, questo servizio sta proteggendo il nostro sistema operativo. Quindi a me è disattivato, quindi c'è Avast. Io vi consiglio veramente Avast Free Antivirus. Perché quando io ho scaricato delle hack su internet e volevo installarle, Avast Free Antivirus me le ha bloccate, quindi minaccia neutralizzata. Quindi è molto molto utile questo Avast. E se avete un altro programma, un altro provider che vi protegge, molto semplice. Se avete Avast, andiamo qua sopra, impostazioni, controllo protezione di Avast, disabilita per permanentemente, un'ora, 10 minuti, e voilà. E avete fatto. Spero tanto, tanto di esservi stato d'aiuto, ragazzi, e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!